Pokeshi, non so se lo conosciate, è l'allenatore della Ternana. Subito dopo Svezia-Italia conclusa per 1-0, ha lasciato delle dichiarazioni molto particolari riguardo la nazionale italiana e il futuro della nazionale italiana. Prima di analizzare ciò che ha detto, visto che comunque ci sono state delle acclamazioni enormi sui social, tutti che dicevano ha ragione, ha straragione, io mi trovo parzialmente d'accordo. Però prima voglio farvela sentire integralmente e poi dopo la analizziamo punto per punto, perché tocca due o tre punti molto scottanti. Non siamo come l'Italia, che andiamo a Svezia, siamo pure menà. Oltre che una squadra dei profughi, ci siamo fatti anche menà e ora stiamo urando a casa. Una volta l'Italia menava e vinceva, adesso c'è meno e piagniamo. Ecco la differenza tra il calcio italiano. Ha portato tutti gli stranieri in Italia, è successo questo, che non c'è più un italiano che mena. Andiamo in Svezia e ci menano. Siamo diventati tutti pariolini. E il calcio italiano è finito. Pariolini. Usciamo anche da sto mondiale. Per paura. Siamo andati in Svezia, abbiamo avuto paura. Non si può giocare con la paura. Se io vedo la mia squadra che gioco con la paura, io me ne vado e ci metto un altro più coraggioso. Perché può darsi che io gli ho trasmesso paura. Ma veramente abbiamo perso con chi? Oh, stiamo andando fuori dal mondiale. Perdiamo tutti, eh. Perdete voi giornalisti. Perdiamo noi addetti ai lavori, perde l'Italia. Ci siamo svegliati. Dobbiamo cambiare le regole. Le primavere sono fatte tutte da stranieri, basta. E il calcio è fatto agli italiani, questo è il campionato italiano. Se no, fa il campionato europeo e mondiale. E qui ogni mese ne esce uno, oriundo, mettiamo dentro, va, oh. Ma non andassero più agli italiani nei campionati di Serie D, di Serie C, e dategli l'opportunità. Vedete quelli come sono. Se noi mettiamo una squadra di Lega Pro contro la Svezia, vincevamo. Vincevamo perché la Svezia vale una squadra di Lega Pro. Di Lega Pro. Per la paura. Quando c'è paura, che succede? Che te fai? Autogol. Quando c'hai paura, te fai autogol. Quando giochi con la paura, senza tirare in porta. Oh. Ma questi mo ci vanno sta fino a lunedì. Con sto pensiero che usciamo fuori dal mondiale. Ma è una vergogna, eh. Lui dice che l'Italia prima menava, ed è vero, siamo stati una nazionale sempre molto difensiva e che faceva del punto fisico un punto di forza. Adesso invece si fa menare e piangiamo. Ovviamente con dei mostri a 1,95 è normale che ti meni, non è questione di... Sicuramente serve essere scaltri, eccetera, serve avere l'atteggiamento giusto, rabbioso in campo, però credo anche che non sia l'atteggiamento la causa della sconfitta dell'Italia, obiettivamente. Io credo che ci siano invece delle mancanze a livello tattico da parte dell'allenatore. Nessuno ha uno spartito di gioco, manca completamente il meccanismo del gioco, del modulo che propone l'allenatore. Ci sono delle mancanze enormi da questo punto di vista. Io credo che non sia l'atteggiamento la causa primaria che ha portato poi l'Italia a fallire l'andata contro la Svezia, anzi io credo che veramente debba l'allenatore lavorare su un sistema di gioco. Ovviamente il tempo è ridotto per aggiustare le cose, però Ventura non ha un'idea tattica chiara su come schierare questa formazione. Questa è la mia opinione a riguardo. Poi ha parlato sul fatto che nelle primavere è strapieno di giovani non italiani, quindi di stranieri, in parte è vero, ovvero c'è comunque sempre la compravendita di giovani interessanti dall'estero, e da questo punto di vista io credo che le società italiane debbano sforzarsi maggiormente a tentare di far crescere dei giovani italiani forti. Ho parlato anche di questo nel video, delle eventuali conseguenze di una non qualificazione ai mondiali da parte dell'Italia. Io credo che debbano essere inserite all'interno di quella che è la riforma dei giovani, dei talenti, delle academy su tutto il territorio nazionale in maniera veramente capillare per far crescere questi giovani e che vengano tirate su delle leve calcistiche importanti e che regni ovviamente la meritocrazia, perché anche qua possiamo aprire un mondo sulla meritocrazia nel mondo del calcio. È anche vero che ci esistono tantissimi giovani fortissimi nelle leghe inferiori che giocano anche come fuoriquota, eccetera, e che quindi anche gli osservatori devono impegnarsi maggiormente a quella che è la ricerca del talento italiano. Però stiamo calmi, perché poi Pokeshi va e sbatte contro un muro, ovvero quello degli oriundi. Gli oriundi è un argomento molto delicato che non riguarda solamente il fatto dell'Italia e gli italiani, come direbbero i fascisti, eccetera, ma riguarda anche, secondo me, una questione che è legata
al fatto che siano un'opportunità queste persone, perché in Germania sono un'opportunità, in Francia a livello calcistico sono un'opportunità, in Inghilterra sono un'opportunità, credo che sia la Spagna forse l'unica che sia un po' non soggetta ad avere tanti riunioni di squadra. L'Italia per, storicamente è sempre stata invece mista, già dal 34, già periodo fascista, per cui nel 34 in squadra l'Italia aveva Ursi, ebbe Schiaffino più avanti, Mauro German Camoranesi nel 2006, per cui se c'è l'opportunità è bene inserire e naturalizzare degli stranieri all'interno della nazionale italiana, perché se sono fondamentali e possono dare una mano ben vengano. Tempo fa mi pare che non ricordo se comunque un allenatore dell'Italia, Prandelli, ebbe l'opportunità anche di far convocare Mauro Icardi, probabilmente a questa squadra sarebbe servito non un giocatore come lui, poi per scelta la cosa non andò avanti, in un certo senso possiamo dire peccato, ma da qui in avanti ce ne saranno tante occasioni simili e dovremo essere bravi a sfruttarle. Però da una parte ok gli oriundi, ma dall'altra parte ci deve essere un lavoro legato a quella che è l'attività didattica del calcio sulle giovanili per far crescere le leve migliori. Questa ovviamente è la mia opinione, però veramente è stato uno sfogo di pancia secondo me quello di Pochesci, poco articolato e meritava un maggiore approfondimento, anche perché un po' si è fatto passare quasi per razzista, io non credo che sia razzista, però si è fatto passare quasi per razzista, gli oriundi, tutti gli italiani eccetera, sembra un discorso veramente sterile, perché se non ci adattiamo a quella che è la realtà, i flussi migratori eccetera, non ne approfittiamo in maniera intelligente come fanno i tedeschi eccetera, probabilmente continueremo a soffrire tanto, soprattutto se la mentalità che teniamo è questa. Per cui ragazzi, io vi saluto, questo è il video su Pochesci, fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete più o meno d'accordo con lui, mi raccomando partecipate perché più avanti inizierò con le live e i vostri commenti ovviamente saranno i protagonisti di queste live, in cui discuteremo anche delle opinioni contrastanti. Quindi mi raccomando, partecipate, io avrò il piacere di rispondervi ovviamente. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo domani con un prossimo video, sempre solita ora. Ciao a tutti e fino alla fine, forza Juventus!